Facciamo un esempio pratico per capire bene le potenzialità di StoryMap. Ti mostro un percorso dedicato ai luoghi dell'Odissea. Nella prima schermata troviamo il titolo, la descrizione del percorso e un'anteprima della mappa che andremo a navigare. Possiamo avviare il percorso cliccando su Inizia il viaggio. Sulla sinistra visualizziamo la mappa, a destra le informazioni sui luoghi visitati da Ulisse. Per andare avanti e indietro possiamo utilizzare le frecce a destra e a sinistra della schermata. Nel menu in alto a sinistra troviamo due tasti, uno per tornare all'inizio del percorso, l'altro per visualizzare la mappa nella sua interezza. Creare una mappa è molto semplice. Apri il sito web e clicca su Make a Map. Inserisci il tuo indirizzo mail per attivare l'account. Ora inserisci il titolo del progetto, ad esempio I viaggi di Ulisse. A questo punto puoi iniziare a creare il percorso, individuare le tappe direttamente sulla mappa e scrivere titoli e descrizioni. Se ti piacerebbe realizzare un percorso su StoryMap per la tua materia, come questo che abbiamo appena visto, partecipa al corso Come creare mappe interattive. Io ti aspetto in streaming.